positiva indubbiamente per quanto riguarda il contrasto, come dire, militare, cioè l'individuazione e l'arresto di mafiosi, di appartenenti alle varie organizzazioni mafiose DOC. C'è una linea di continuità dal 92 ad oggi ininterrotta, solida, ed è un lato indubbiamente positivo, anche una novità per quanto riguarda il contrasto alla mafia nel nostro paese. Ma la strada invece è ancora lunghissima, non c'è la stessa continuità, non c'è neanche la stessa determinazione quando si tratta di colpire l'altro lato del potere mafioso, meglio la spina dorsale del potere mafioso, le alleanze, le complicità, le collusioni, le relazioni torbide con pezzi della politica, dell'economia, della finanza, delle istituzioni. Qui siamo molto indietro, qui il nostro paese deve registrare un'anomalia. Chi viene nell'ipotesi dell'accusa, ma qualche volta anche oltre le ipotesi, trovato con le mani nel sacco, scusatemi la brutalità, non gliene frega niente, e meno che mai gliene frega sui compagni di cordata. Rimane esattamente tutto come prima, non ci si ferma neanche un giro. Fermarsi un giro succede persino a Monopoli quando si pesca un imprevisto. Qui no, sono cose molto più serie. Si continua imperterriti come niente fosse. E questo non fa bene alla lotta alla mafia. Libera si rivolge proprio ai giovani cercando di educarli alla legalità. Invece in molte zone del nostro paese la mafia ha ancora una grande presa sui giovani. Non ci sono le controspinte che riesce a realizzare, oramai da parecchi anni a questa parte, sempre più robustamente, Libera. Se io non spiego ai giovani che legalità significa vantaggio concreto per la tua vita quotidiana, per la qualità della tua vita, e non traduco questa affermazione in operatività concreta, per esempio attraverso le cooperative che danno lavoro ai giovani sulle terre confiscate ai mafiosi, combinando in un binomio davvero come dire, indissolubile, legalità, lavoro, progresso economico, migliore qualità della vita. Se non spiego e non faccio tutte queste cose, e Libera queste cose le spiega e le fa, ecco che i giovani o non hanno punti di riferimento o se li hanno pessimi.